E siamo in live. Buonasera, buonasera a tutti. Spero Buonasera a tutti. che riusciate a sentirci e a vederci. Abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico. Strano. Anzi, diciamo qualche piccolo problema di salute mentale, soprattutto, che stiamo cercando di Avvincente. risolvere. Che di solito quelli si risolvono Sarà con... dura. Di solito quelli si risolvono con un po' più di problemi rispetto a quelli tecnici. Però siamo qui questa sera, io e Bartolini siamo tornati in live finalmente con i misteri di Candlepeep, con le grandissime ospiti abitue del canale, Giada e Laura. Bentornate, bentornate. Grazie. Come state ragazzi? I miei compagni di viaggio, Fede, lui, Giada, Laura, spero tutto bene e spero anche voi ragazzi della chat, tutto bene, pronti per godervi una serata di misteri insieme a noi. Saranno campagne più indaghine queste, saranno sessioni un po' più particolari Eh sì, un rispetto a quelle dei pirati. po' particolare. Io mi sono dimenticato di accendere le luci dietro di me. Infatti, notavo che era un po' spento. Ottimo. Vedevo se. Ho dovuto. Accendo ciò. Adesso accendo, lascio a voi l'intrattenimento, ragazzi. Oh no. Non disturbo, No. non fateci bannare. Oh no. Lui, esatto. Aspettiamo cose da te. No, Boh. tranquilli, tranquilli. Non ho mai detto niente di bannabile a differenza di Alberto. Quindi, Esatto. punto a Stavo per dire a favore per me. differenza di Alberto. Vero. Alberto Verissimo. ha interpellato persone che non c'entravano a caso. Alberto è colpevole. Che cavolo è il boost train? Il boost train non lo conosco, è una cosa nuova, ma c'è il boost train, signori. Non so cosa E stia perché succedendo. lui? Vuoi ricordarlo? Perché Bubbles 92 che si è scritto a Prime, cioè con Lui? l'account Amazon, un attimo, c'ho il cestino, ho dato un calcio fortissimo. E Slash in Monaco che si è abbonato per 12 mesi, quindi è un anno di canale, un anno. Tra l'altro mi sono dimenticato di fare qualsiasi cosa, ma il 14 marzo è il compleanno del Bartolinea su Instagram di 2 anni, e tra un mesetto, una settimana, 2 settimane, 3 settimane, una cosa del genere, ma non mi ricordo bene, sono 2 anni su Twitch del Bartolinea, Oh già. quindi ci stiamo avvicinando a tanti compleanni. Come hanno fatto ad abbonarsi se il Monaco e Babbo sono matto 2 con Prime? Basta cliccare punto esclamativo Prime per collegare il vostro account Amazon Prime al vostro account Twitch, così da poter regalare, cioè così potete. Albi, puoi mettere i sottotitoli per favore? Lo Così sto da. ripetendo. È più divertente così. Qualcuno lo può doppiare? Così da poter fare. Ah, vai, vai, qualcuno che mi Se doppi, no qualcuno ti che doppio mi doppi. io, eh. Vai, vai. Vai, tu mi sono la Allora. bocca a caso. E quindi quest'anno festeggeremo 2 anni del canale del Bardo Taglialegna. Mi raccomando, abbonatevi tutti con il vostro Prime. Se volete fare sgancini, fate sgancini, noi siamo felici lo stesso. E stasera giocheremo una nuova campagna che si chiamerà I Misteri di Candlekeep. E ora, mi raccomando, tutti pronti con tisanine, birrette o quello che volete e si gioca. Ottimo, io non parlo così, però. Finalmente No, ma il tuo istruiamo. personaggio sì. Ci istruite alla professionalità. Sì. Cosa Insomma. che a noi manca un pochino, forse. Quindi butti quegli occhiali nel cestino che hai preso a calci, per favore. Ecco, bravissimo, così. Grazie. Comunque, quello lì non è un idolo d'oro, ma è l'uno del mio 18esimo ed è morto stamattina. Me lo sono ritrovato accanto al muro. Una volta volava, me lo sono ritrovato accanto al letto. Mi sono messo quella stamattina. Ho dato un pugno fortissimo. Infatti guarda come è messo qualcosa. È E sta lì cartocciato. dietro. Comunque, cosa andremo a giocare stasera? La tanto annunciata campagna ambientata nella fortezza della conoscenza. Candlekeep per l'appunto. Ma prima di tutto, ovviamente, facciamo un po' di presentazioni, anche se non sono dovute, cioè sono dovute, ma non sono. Ormai vi conoscono tutti. La madre dei draghi la potete trovare con questo nickname su tutti i social Ovunque. praticamente, Facebook, Instagram, Twitch e YouTube. Su YouTube anche il secondo canale, la madre delle live, dove ricarica le live fatte sul canale Twitch. Tanto se Mentre. cercate la madre dei draghi non viene fuori Daenerys Targaryen, vengo fuori io su Google. Esatto, È in Italia è stato così. testato. Mother of Dragons È forse vero? viene fuori Daenerys. Sì, quello sì. In Italia Però in però. Italia ti tieni questo merito, direi che è più che Titolo. guadagnato. Esatto. Esatto. Mentre Giada di ruolo la trovate così su Instagram,
e ha una serie di progetti su altri social collegati ovviamente a quello che fa su Instagram, che sono Due Draghi e Microfono, il podcast dove fanno puntate di talk show di podcast per l'appunto, in cui discutono di gioco di ruolo e tematiche esse connesse, ci sono già un bel po' di episodi, e dove fanno anche sessioni di actual play, quindi dove si gioca, dove ho giocato anch'io tra l'altro come ospite, quindi. E ho fatto una comparsa di recente, una piccola comparsa. Vero, e tornerai a giocare la seconda di Sangue d'Acciaio, te lo dico già che Suona sei come una prenotato. minaccia. Cosa? Suona come una minaccia. Ma Tornerai. Sì, sì. no, perché già da viene qui a farsi torturare ogni sera, quindi Devo adesso poi toccherà ricambiare, esatto. a Emilio torturare me, esatto, quindi. E poi il sito Non dire Draghi, giusto? Perfetto, quindi andatevelo a spizzare. Ce l'ho fatta a imparare, dicevo sempre mai dire Draghi, cioè non so come Sì. mai, Lo so. sembrava una trasmissione tipo su Canale 5. Esatto. Mentre i nostri social li conoscete, il Bardo Taglialegna. Su Instagram e su YouTube sempre il Bardo Taglialegna, dove ricarichiamo le nostre live. Su Instagram invece ci dedichiamo più ai meme e queste cose carine. Ma detto ciò, nell'angolo in alto a destra dello schermo che voi vedete, questa sera siamo pronti per iniziare la campagna di Candlekeep, ma non prima di aver conosciuto Di un aver tolto Twitch a Fede che smette di guardare la nostra amica Vanessa. Esatto. Oh, no, 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 adesso l'ho tolta, lì il muto ogni tanto si riattiva per il Se sottofondo. sentite dei bassi potenti, sapete Esatto. perché. Poi vi racconteremo, anzi, c'è qualcuno che vuole raccontare questo aneddoto adesso? Visto che l'avete cacciato fuori. Praticamente. Laura, Nel pre-live, sono mentre stato io invitato, non è montavo le colpa mia, è cose, colpa di Laura. prendo il scarichiamo il barile subito. Perché? Perché io prima volevo mettermi della musica di sottofondo da YouTube e Laura ha detto: ma guarda, c'è questa tizia che fa della musica che è molto brava. Io l'ho provato ad ascoltare, è effettivamente molto brava. E quindi la sto ascoltando da un tot. Oppure ho scritto in chat, mi ha risposto, ha guadagnato 100 milioni di punti ai miei occhi, a posto, adesso l'ascolterò per 10 ore di fila, per forza. Non Non c'è male. altro da fare. PS, è brasiliana e fa la modella. Tra l'altro, ma questo Tra l'altro. Sì. se volete sapere, Non se dobbiamo. volete sapere il link del canale a fine live. Tutto questo perché Alberto Esatto. non Non trovava vanno delle tutti. cose. E Alberto, se gli scrivete su Telegram, vi risponde ciao, comunque. Esatto, perché sono io, E ok? ricordatevi che Alberto si chiama Alberto Bonansea, Esatto, Mi raccomando. venite a stalkerarmi su Telegram, dove ho la mia faccia, e basta. La mia faccia. Detto Vabbè. ciò, andiamo a presentare quella che sarà un po' la campagna di questa sera. Candlekeep, per chi non la conoscesse, è la fortezza del sapere, per l'appunto, la più grande fonte di conoscenza che c'è nel Forgotten Realms, un'intera fortezza dedicata al sapere di ogni tipo, che può andare da incantesimi antichi e dimenticati da molti, a ricette particolarmente sconosciute. Chiunque ricerchi un certo tipo di sapere, a Candlekeep forse potrebbe trovare risposta. Infatti è una fortezza molto antica, quasi millenaria, che ha negli anni accumulato molto e molto sapere. È situata sulla Costa della Spada, ma non è quella l'ambientazione che andremo a giocare, bensì andremo a giocare nell'ambientazione che è la stessa, lo stesso mondo, diciamo, di quello della campagna piratesca. Ossia, la traslazione della Candlekeep dei Forgotten Realms nel mio mondo. In quella che è la Costa della Spada del mio mondo, che sostanzialmente geograficamente è simile, ma è situata in una zona diversa. Per chi conosce Candlekeep dei Forgotten Realms, è la stessa, sostanzialmente. È ambientata nello stesso modo, ha le stesse cose, vicine e lontane. Tuttavia è collocata in un mondo diverso, in modo che noi possiamo andare a giocarcela nella nostra maniera. Faremo la nostra Candlekeep. Detto ciò, quello che noi andremo a affrontare è una campagna, diciamo come ha detto Laura prima, un pochino più indaghina. Cosa vuol dire?
ci saranno più le rocambolesche avventure dei pirati che siete stati abituati a vedere fino ad ora, ma andremo a giocare con qualcosa di un po' più, non so come dire, mi viene il termine in inglese, però è più... beh, Indaghino mi piace come termine, facciamo così, è campagna Indaghina, perché subtle non, è non riesco a tradurlo in italiano, e quindi Indaghina. E andremo a presentare il contesto, ossia, anzi andremo a presentare il contesto dopo aver presentato un'altra cosa, che è quello che secondo me tutti voi state aspettando, ed è il party. Chi sono i personaggi del nostro gruppo di avventurieri che ci accompagnerà questa sera e in prossime serate? Andiamo a presentarli uno per uno. Un po' forse li avete già conosciuti da Instagram, però avrete modo questa sera di avere il quadro completo. Quindi io adesso cambierò schermata, dove presenterò l'immagine del party al completo, e andrò a chiamare ognuno di voi e poi presenterete il vostro personaggio descrivendo brevemente chi è e dire qualcosa su di lui, semplicemente. Partiamo con Morrigan. Tanto guarda WhatsApp. Ho visto. Allora, Morrigan Blackwood è una ragazza di 23 anni, 33, dice di averne 23, ma comunque ne dimostra 23, quindi quello non è un problema, umana, che ha sempre vissuto comunque in una società magica, quindi è abituata a vedere creature magiche intorno a lei, ma essendo nata umana, fin da piccola non ha mai avuto gli stessi poteri magari di amici e conoscenti che facevano parte di altre razze magiche rispetto alla sua. E quindi si è sempre sentita un po' in difficoltà rispetto agli altri. L'unica cosa su cui poteva contare era la sua mente, la sua memoria, la sua capacità di essere intuitiva, e quindi ha deciso di votare la propria vita allo studio. Ad un certo punto ha capito che il suo vero amore erano i libri e ha deciso di provare a chiedere un lavoro a Candlekeep, dove poi effettivamente è stata presa. E adesso lavora come vice lettrice, diciamo come assistente di uno dei pezzi grossi di Candlekeep. Quindi lo aiuta nelle faccende di tutti i giorni, sistema libri, le ricopia, fa anche da amanuense a volte, e cerca di compensare la mancanza di magia in modo naturale, forse, studiandola. Quindi studiando tutto quello che è successo in passato e studiando la storia degli antichi maghi e stregoni del regno. Esattamente, quindi la nostra Morrigan, il nostro primo personaggio, è, pur ambientandola a Candlekeep, ci sono molti viaggiatori, lei invece lavora a Candlekeep, ha un impiego. E il secondo personaggio che ha un impiego a Candlekeep, Ivy Abita, è il nostro, diciamo, bizzarro goblin di nome Strick. Prego. Il mio personaggio è appunto questo goblin, abbastanza giovane per gli umani, ha più o meno 20-25 anni, però per i goblin è comunque una persona abbastanza matura, contando che è 60 anni da goblin crepi, quindi fate voi conto, e 8 diventi adulto. È nato da una famiglia che era schiava e non si sa per quale motivo ha preso una strada totalmente diversa da quella che qualsiasi altro goblin possa prendere, ed è appunto la strada del cercare il sapere, e si è specializzato soprattutto in un sapere abbastanza esplosivo, che è quello dell'alchimia. Lavora all'interno di Candlekeep per l'appunto, e il suo unico scopo è quello di continuare a creare e creare per cercare di diventare il più erudito possibile.
Molto bene. Dopo il nostro stravagante streak, passiamo a... pronuncerò solo questa volta il nome al completo. Sullivan Les Liadon Sesto. E infatti mi sa che hai sbagliato qualcosa. Molto bene. vado a riprendermelo e lo corre. No, 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 ma fa niente, va bene così. Tanto neanche lui dice mai Varys, il suo... Varys Liadon Sesto. Sullivan Lyle Varys Liadon Sesto, esatto. Molto e bello. Neanch'io pronuncerò mai il suo nome tutto completo, ma diciamo che serviva a dargli un nome così lungo per far capire subito che si tratta di un ragazzo che proviene dalla nobiltà. In particolare, in realtà è un ragazzino perché ha praticamente 13-14 anni e nonostante sia un Eladrin è proprio all'inizio della sua vita, quindi effettivamente anche a livello di maturità mentale ha 13-14 anni. È un Eladrin, come dicevo, quindi è nato in un'altra dimensione, quella del Feywild, dove ha vissuto fino a poco tempo fa e ha vissuto in una corte, appunto, la corte dell'estate, che è la corte degli Eladrin che in questo momento sta dominando all'interno del Feywild, ma che è in guerra con la corte dell'inverno. Motivo per cui a un certo punto, senza rivelare troppa lore, troppe cose, è stato spedito invece nei Forgotten Realms, da un lato esiliato, dall'altro in realtà è un modo per proteggerlo. E iniziando a vagare insieme a due dei suoi servitori, ha scoperto di avere dei poteri magici. E dei poteri magici che però non riesce a controllare e che ogni tanto gli fanno combinare un po' di guai. Motivo per cui, purtroppo, i suoi due servitori più cari sono stati trasformati in degli animali, che vedrete poi, tanto conoscerete. Ed è questo il motivo per cui Sullivan sta viaggiando verso Candlekeep per cercare di ritrasformarli in esseri umani, di fatto. E niente, è molto solare, molto socievole, molto espansivo, ma anche molto distratto e ingenuo. E quindi non so quanto sarà utile in questa campagna di indaghini, ma sicuramente cercherà di portare il buon umore al resto del gruppo. E niente, una particolarità è che quando cambia umore cambiano anche delle cose del suo aspetto esteriore, ma tanto poi ci sarà modo di vederlo. Dulcis in fondo, ultimo ma non per importanza, il nostro Ravin. Allora, Ravin è un ragazzo in realtà, un 24-25 anni, è un tiefling, come si può vedere dall'immagine, nato a Waterdeep e cresciuto lì. È cresciuto in una biblioteca lui, come... galoppino aiutante del bibliotecario, in quanto i suoi genitori sono morti quando lui era piccolino, aveva 2-3 anni, se li ricorda pochissimo, e dato che i suoi genitori erano assidui frequentatori di questa biblioteca, l'hanno affidato al bibliotecario e si è preso cura di lui. Lui è cresciuto abbastanza tranquillamente e è cresciuto appunto in mezzo alla cultura, in mezzo ai libri. Crescendo gli è venuta un po' di curiosità nel sapere, cioè sul motivo, su come fossero morti i suoi genitori, ed è venuto a sapere che erano stati uccisi da una brigata di diciamo gente poco di buono di nome Zentarim, capeggiata da un individuo abbastanza losco, Manshun, un mago molto potente. Da allora lui ha cominciato a interessarsi un pochino su cosa volesse dire essere un mago, cosa volesse dire avere questi poteri magici, questi incantesimi come frecce nella propria faretra. E ha cominciato a interessarsi alla magia in un modo un po' diverso da un mago normale. Era uno studio più improntato al raggiungimento di un obiettivo personale. Non voleva semplicemente accrescere la propria conoscenza e quindi questo l'ha portato a studiarla in una maniera un po' differente, più congeniale alle sue abilità.
che non erano mai venute fuori e che ora stavano cominciando ad emergere. Lui cresce, appunto, impara sempre di più, fa alcuni viaggi per conto del suo bibliotecario, un paio li fa anche a Candlekeep, lui è già stato a Candlekeep, e questa volta viene inviato appunto dal bibliotecario per raccogliere, insomma, chiedere in prestito dei libri, e per alcuni motivi personali, che magari si scopriranno andando in là. E quindi lui adesso si sta, o è già arrivato, a Candlekeep. Very nice. Molto bene. Riportiamo la schermata. Grazie Ale dell'abbonamento con Prime. Già, allora. Due punti, sorda. Grazie dell'abbonamento con Amazon Prime. Bisogna ringraziare i nostri followers con una certa discrezione. Bisogna farsi riconoscere in qualche modo, o no? Sai perché si devono abbonare? Siamo d'accordo su questo. Non vogliamo sentirci, noi vorremmo continuare a usare le nostre orecchie. Soprattutto io e Giada, che a quanto pare abbiamo le cuffie più potenti, o comunque più alte, e quindi sentiamo di più. Molto bene! Avete conosciuto il party che andrà a giocare qui a Candlekeep. E direi che possiamo, se siete tutti pronti, iniziare immergendoci nella nostra storia, che inizia in questo modo. Cambiamo overlay. È un giorno di primavera, come quello che stiamo vivendo adesso. A Candlekeep, la fortezza delle candele e del sapere. Qui la nostra storia inizia all'esterno di Candlekeep, dove all'interno del cortile, l'ingresso, chiamata Corte dell'Aria, una leggera pioggia scende bagnando i ciottoli di pietra, i tetti delle abitazioni, delle taverne, del focolare, la taverna così chiamata che ospita gli avventurieri in attesa di entrare nella fortezza. Questa leggera pioggia lascia molto spazio all'interno di questo ampio cortile. Poca gente in questo momento sta cercando di entrare all'interno della biblioteca fortezza. Tra questi, una figura particolare, che è questo giovane elfo con due animali al suo fianco. Partiamo con te, Sullivan. Giovane Sullivan, non ascolti mai quando parlo, devo sempre ripeterti le cose due volte. Tu hai la raccolta di poesie che hai scritto nei tuoi viaggi, no? Io te le ho insegnate, giusto? Bene. Consegnerai quelle all'ingresso. Dovrebbero bastare. D'altronde la poesia elfica lo sanno tutti che è superiore. Non si sente Giada? Oh no. Allora, aspettate un secondo, risolvo subito il problema audio. No, noi ti sentiamo, è un problema. Beh,
Dovrebbero. Allora, aspetta, rimetto la fonte audio. Provo a parlare ora. Prova, mi sentite? Ora dovrebbero sentirti perché l'ho ricreata da zero. Quindi se c'erano problemi. Ok. Ok, dicono di sì. Ok, Ora niente, riparo. rifaccio. Ok. Dicevo che aspetto il rospo che di solito mi segue nei miei viaggi. Mi abbasso di fianco a lui e gli dico: signor Archibald, mi può ripetere un'altra volta cosa devo fare per entrare? Devi consegnare la tua raccolta di poesia. È possibile che non mi ascolti mai? Te l'ho già detto 3 volte prima di arrivare qui. Sì, me lo devo segnare da qualche parte. Allora, la raccolta di poesie, la raccolta di poesie. Mrs. Robinson, dov'è che abbiamo messo la raccolta di poesie? Su, via Archibald, non essere così dura con il ragazzo. Sai benissimo che ha affrontato un viaggio difficile, è stato complicato per lui. Caro, la tieni sempre al fondo della tua borsa, rilegata intorno a quell'accetto di colore rosso. Allora, metto la testa nella borsa e inizio a cercare il laccetto di colore rosso e poi tiro fuori la raccolta di poesie e me la risfoglio. E intanto in realtà mi guardo attorno e vedo se ci sono altri avventurieri in attesa di entrare. Allora, ti guardi attorno nel frattempo, mentre cerchi la tua raccolta di poesie elfiche. Effettivamente qualche individuo c'è. Scorgi delle guardie, che sono i votati, i cosiddetti votati che proteggono le mura di Candlekeep. Hanno delle lance e delle armature con il simbolo della fortezza, come anche degli scudi. Ce ne sono parecchie sulle mura e qualcuna che passeggia di guardia nella corte dell'aria, il nostro cortile per l'appunto. Ma scorgi anche altre 2 figure. Scorgi un tiefling con una veste lunga, un cappuccio probabilmente tirato sulla testa per pararsi dalla pioggia. E di fianco a lui un individuo che sta parlando insieme a lui, che vi mostro subito. Ravin, questo tizio qui è un tizio che hai semplicemente incontrato lungo il tuo viaggio, per raggiungere questo luogo e con cui hai fatto amicizia. Di nome Ctula. È un tabaxi. Iniziamo bene con sti nomi comunque. E Traumi del Vietnam. Cthulhu. Parli tu coi traumi del Vietnam citando Sullivan? Ma è la fidanzata del gatto con gli stivali. Bellissimo. E quindi, come ti stavo dicendo, Ravin, mi trovavo sulla strada per Baldur's Gate quando, quasi per errori, per caso, devo aver smarrito, o meglio dire, deve essermi caduta la mano, diciamo, nella borsa di quel povero viandante. Ed è così che ho ottenuto questo fantastico cappello. Ctula, che cosa devo dirti? È un peccato che la tua mano sia caduta in quella borsa, però avrebbe potuto fare attenzione anche lui. E devo dire che ti sta proprio bene. Ma Molte che grazie. cosa ci facevi nei dintorni di Baldur's Gate? Me l'hai già detto, però tanto dobbiamo aspettare. Che ti costa Oh, gli affari ripetermi? sono affari, però si volta per un attimo. Il suo sguardo e il tuo, Sullivan, si incrociano per un secondo, mentre tu ti guardi intorno. Oh, non se ne vedono tutti i giorni di creature come quella. Andiamo a fare 2 chiacchiere, come hai detto Sì, però vedi di evitare di lasciare in giro i tuoi artigli. Non vorrei essere etichettato per qualcosa che non sono. Mi metto a posto la si fa un po' vicino a casacca. te e fa: tranquillo, posto che vai, gente che trovi. Qui siamo tutti gentiluomini. Sarà. Questi 2 individui si Salve. avvicinano a te. Buonasera. Ciao. Salve. Ciao.
Ciao. Anche voi volete entrare in questa fortezza? Sì, 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 adesso tra poco ci proviamo. E cosa ci fa voi un anche? Giovane elfo come te in questa fortezza? Ah, devo studiare delle cose. Tanti mi hanno detto che ci sono tanti libri e sto cercando una cosa, quindi devo andarci per studiare. Voi invece? Beh, diciamo per lo stesso motivo. Io sono qui per prendere in prestito dei libri per conto del mio bibliotecario. Ma nel frattempo potrei imparare qualcosa di nuovo, perché no? Insomma, il sapere non ha mai fine e neanche la mia sete di esso. Tu sei giovane, vedo. Da dove vieni? Da molto lontano. Molto lontano. E perché quei due animali così carini? Puoi non toccarli, per favore, perché sono i miei. Non mi toccare, malandrino. Ecco. Perché no? Faccio spuntare una mano magica e si avvicina al molto rapidamente al rospetto e fa tuc tuc, e lo tocca sulla testa. Signor Archibald, non si arrabbi, signor Archibald, per favore. Che modi? Ah, casa allora... non funzionava così, qua la gente è così appiccicosa. Ma se si arrabbia si gonfia, per caso? Io mi gonfio quando mi pare e mi piace, ok? E si gonfia un po' il petto. Mi sta simpatico. Porti rispetto al mio maggiordomo. Seriamente? Sì. Ho fatto un casino e ho trasformato il mio maggiordomo e la mia balia in questo. Non hai fatto un casino, Sullivan? Spunta un corvo sulla sua spalla. A me sembra un casino. No, non è vero. Sincero. Sta facendo pratica. È differente. Noi siamo stati semplicemente un piccolo errore a cui stiamo cercando di rimediare tutti quanti. Un casino. Sì, però mi hanno detto che dentro questa enorme biblioteca posso trovare una soluzione. E lei sembra sapere un sacco di cose, signore. Forse lei può darmi già delle indicazioni? Ravin, io vado dentro un secondo. Il mio nome è Cthulhu, comunque, piacere. Piacere, Sully. Beh, allora ci vediamo dentro. Ci vediamo dentro. Forse. Buona giornata. Appena si allontana, mi metto un po' vicino. Fate attenzione a quel tipo, non è molto affidabile, però è simpatico. E comunque, sì, beh, io so molte cose effettivamente, ma lì dentro ne sanno molte di più. Non vorrei darti consigli affrettati o sbagliati senza conoscere tutta la situazione, perciò, caro mio, aspetta e sarai ripagato. Ma mi hanno detto che per entrare bisogna portare un libro che loro non hanno già. Intendi quel libro? E indico quello che spunta dalla tua borsa. Tu hai portato quello? Sì, questo, cioè, in realtà è un libro, sono delle poesie che Archibald mi ha fatto trascrivere. Perché lui, oltre al mio maggiordomo, adesso in questi mesi faceva anche un po', insomma, il mio insegnante e... mi ha fatto trascrivere delle poesie del Feywild, mi ha detto che secondo lui questo può andare. Tu hai trovato qualcosa di meglio? Beh, di meglio, di peggio, finché non leggo le tue poesie non posso saperlo, però il mio bibliotecario mi ha detto di portare questo e tiro fuori un libro. È un libro che effettivamente ci hanno richiesto e... lo porterò per entrare e in cambio chiederò delle copie di qualche libro, qualcosa. Insomma, anche noi dobbiamo pur campare, non solo loro lì dentro. Beh, allora magari se le va può andare avanti lei e mettere una buona parola per me, perché io non sono così sicuro che funzioni questo libro qua. Però se magari lei mette una buona parola per me, mi fanno passare anche a me. Non ti preoccupare. Seguimi. E mi giro. Mentre mi volto, la mia mano magica, che voi non vedete, fa di nuovo tutto sulla testa del rospo. Però è invisibile questa volta. Ah! Ma questa pioggia è proprio fastidiosa.
Forse sta iniziando a grandinare. Hai proprio ragione. Se vuoi, ti posso cucire un cappuccio. No, stai solo diventando vecchio, Archibald. Non c'è niente, non c'è grandine. Vi avvicinate all'ingresso della fortezza, in quella che viene chiamata la Porta di Smeraldo, che vi mostro nuovamente e mostro anche la nostra chat. Allora, dovrebbe essere nope. Eccola qui. Questa porta, dall'aspetto sgargiante, permette di registrare chi entra Candlekeep, sotto quale nominativo e cosa ha portato al suo interno, all'interno della fortezza. Un uomo, esattamente come nella foto, vi accoglie. Quest'uomo con delle ampie vesti di colore azzurro vi accoglie. Prego, avventurieri. Immagino che voi siate qui per entrare all'interno della fortezza. Qualcuno di voi è già stato qui a Candlekeep? Presente. Un paio di volte. Molto bene. Allora non dovrai far altro che varcare la soglia, come sempre. Sì, beh, ho portato questo comunque. Ve lo consegno. Il mio bibliotecario pensava vi avrebbe fatto piacere. E dato che avrei poi delle richieste, insomma, non portar nulla mi sembrava scortese. Prendetelo. Oh, e garantisco grazie anche per il ragazzo qui dietro. Lei è molto gentile. Allora, conservi quel libro. Credo che un lettore più specifico potrà essere più utile. Io raccolgo solo i pegni della prima volta. E tu, giovane elfo, come ti chiami? Sullivan Lael Varys Liadon VI. Ma va bene anche solo Sully, per gli amici, se vogliamo diventare amici. Beh, amici o no, Sully è un bellissimo nome. Ti do il benvenuto a Candlekeep, visto che questa è la tua prima volta qui. Immagino tu sia venuto qui per studiare o curiosare. Sì, sì, mi servono delle informazioni particolari, ma mi hanno detto che di sicuro qui le troverò, quindi per cercare. Ok. Mi raccomando, non rubare nulla e non danneggiare nulla. Tratta bene le persone, ok? Sì, sì, sì. Molto bene. Allora, Sully, che cosa ci hai portato? Ecco, e porgo il libro senza dire, cioè che poi è un quaderno, un taccuino, senza dire niente. Archibald, signor Archibald, cosa devo dire? Niente. Signor Archibald, lo consegni, niente. Basta. Ok. Sarà lui a valutare se va bene o meno. Via, la agiti. Prende in mano il tuo taccuino. Una rigolagatura artigianale. Lo sfoglia. Passa tra le mani la carta. Accarezza un po' la copertina e legge. Questo libro è interessante. Per un attimo sembra quasi più interessato all'estetica, al materiale con cui è fatto. Non ho mai letto cose del genere. Approvato. Chi ha scritto questo libro? Io. Però, cioè, nel senso, l'ho trascritto perché i testi sono di altre persone, io li ho solo riscritti. Quindi è una raccolta a di mano. Poesia. D'accordo, ti chiederei poi di lasciare a me, una volta che sarai dentro, quando uscirai da Candlekeep, con tutta calma, una pergamena, scrivimi qualcosa, dobbiamo catalogare questo libro. Ok. Grazie mille, Sullivan. E grazie a voi.
Che la benedizione di Savras sia con te. Ora potete varcare la soglia. E faccio un passo avanti proprio lentamente attraverso questa soglia, come se mi aspettassi che succeda chissà che cosa, quindi faccio un passo molto lentamente e poi faccio l'altro, esatto, con calma. Questa porta, che all'apparenza sembrava rigida, quasi si modella quando voi passate, diventando attraversabile, quasi liquida. Uno dopo l'altro i vostri passi attraversano la porta di smeraldo. E siete entrati a Candlekeep. Ma ora passiamo agli altri due personaggi. All'interno di una delle torri della fortezza, due individui stanno aspettando in una sala d'attesa vuota, con numerose sedie intorno a un tavolo e delle poltrone. Un focolare è acceso davanti a voi. E questi due individui sono la nostra Morrigan e il nostro Strick. Entrambi siete stati convocati da una degli individui più grandi qui a Candlekeep come gerarchia, una delle lettrici più famose anche. Non sapete il motivo della vostra convocazione. L'unica cosa che sapete è che siete qui da qualche minuto e che probabilmente ci sarà da aspettare ancora un po'. Morrigan, prima di tutto, prima di qualsiasi altra cosa, ti chiedo di rollare 2d20. Faccio, te li tiro con vantaggio, così te li tira insieme. Perfetto. Venti e sette. Ottimo, direi. Siamo così. Allora, ottimo. In questo momento, voi siete in questa sala d'attesa, in questa torre. La torre appartiene a Silvira Savikas, una maga piuttosto famosa, e una tiefling piuttosto giovane. Ha scalato velocemente le gerarchie della città fortezza ed è ritenuta una delle massime esperte di magia, e è molto famoso un suo saggio che ha fatto molto successo sui piani di esistenza, che a quanto pare lei ha conosciuto molti individui che li hanno attraversati, hanno viaggiato, e studia numerosi artefatti legati ai piani fuori da quello del piano materiale. In questa sala regna il silenzio, a parte lo scoppiettante suono del fuoco. Cosa state facendo? Allora, Morrigan è seduta. C'è un tavolo? Certo. È seduta al tavolo, con le gambe incrociate, e muove nervosamente il piede, comunque sospeso, perché ogni volta che viene convocata, nonostante magari non abbia fatto niente di male, ha quest'ansia di dire oddio, perché mi hanno convocato, cosa mi chiederanno, cosa mi faranno fare. Vabbè, cerca di ingannare l'attesa facendosi tarocchi. Quindi, giocando con queste carte, che pone sul tavolo una dietro l'altra. E di fianco a sé c'è un quaderno che è di un azzurro antico, finemente lavorato, finemente intagliato, con delle decorazioni d'oro che lo ricoprono. E questo quaderno ha due gancetti, quaderno, libro, grimorio, ha due gancetti che fanno da chiusura. E quindi sta lì a borbottare e a cercare di capire cosa leggere dalle carte. Aspettando. Ok.
Io invece sono seduto, quasi non tocco con i piedi per terra, essendo abbastanza basso. E quando inizia a crearsi anche un po' di silenzio dentro la stanza, inizio a guardare verso l'alto, inizio a farfugliare ricette, pozioni che ho in testa. E soprattutto inizio ad elencare tutti gli ingredienti con cui non è uscita nessuna soluzione che mi ha portato a qualcosa. Quindi sento io che continuo a elencare cose su cose, quasi la noia. Morrigan, senti questo suono fastidioso di questo goblin che tu hai già conosciuto, hai già incontrato, non siete close friends, diciamo, non siete amici, ma vi conoscete entrambi a vicenda, come entrambi, diciamo, votati. La vostra carica è quella di vicelettore, quindi sostanzialmente aiutate il lettore a svolgere il suo compito. Non è una carica ufficiosa come quella del lettore, ma avete il vostro ruolo. Per te, Morrigan, è stata una settimana un po' faticosa in realtà. Il signor Alchrist è mancato in questa settimana. Non è mancato nel senso che è deceduto, ma... Oddio, no, ma... però, ma... E... No, perdo il lavoro. Si è dato malato e quindi tu hai dovuto sostituirlo per alcune burocrazie. Perfetto. E questo suono del goblin fastidioso che appunto risuona nella tua testa ti distrae per un attimo. Lo guardo di sottecchi. Io continuo a fare le mie carte e sento questo po 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 po. Lo guardo, cercando di fissarlo per far sì che lui mi guardi e che smetta di fare rumore, ma evidentemente questa cosa non sta funzionando. Quindi faccio un e continuo a sistemare le mie carte. Sì. Ti guardo. All'oro, sale, niente. All'oro, zucchero, niente. Ti sta dando fastidio per caso? No. Ottimo, allora continuo. Sale, zucchero, niente. Sei un po' antipatica, Non ho detto niente. Vedo la tua faccia che inizia a muoversi in modo strano. Relax. Non ho dormito. È una settimana che non dormo. Il mio capo Se vuoi ti posso dare qualcosa da bere. Non ci siamo ancora conosciuti. Non ci siamo ancora presentati. Cioè, ti ho visto in giro un po' di volte nella torre qui a Candlekeep, ma... Piacere, Morrigan. Ci sarà un motivo del perché non ci siamo mai presentati. Zucchero e aceto, niente. E continuano ad andare avanti. Abbasso la mano. Ok. L'imperatrice. La giustizia. Ah. Comincio allora a parlare anch'io. No. Il goblin l'uomo pesa. Venezia. No, possiamo parlare solo uno ad alta voce qui. E chi lo dice? Io. Ah beh, allora. Cacco matto, allora. No, era un'altra cosa, aspetta. Cos'era? Va bene, mia mamma goblin mi ha sempre raccontato di non essere scortese. Soprattutto con le fanciulle. E si vede che non l'hai ascoltata. Con le donne... in età inoltrata, quindi decido. Cosa? Di sei famosa. Cosa? Qui a Candlekeep per mentire sulla tua età, quindi mi alzo con il saltello e inizio a camminare verso di te a piccoli passi e ti alza la manina. Il mio nome è Starik, sono il goblin più simpatico e erudito che potrei trovare all'interno di questa biblioteca. Ah, non immagino gli altri allora. No, gli altri o sono tutti morti oppure non sono intelligenti come me. Per fortuna. Vabbè, Morrigan, piacere. Piacere, Strick. E comunque ho davvero 23 anni. Aha. E come mai sei qui? Beh, stavolta senza mentire?
perché sono stata convocata dalla signora Selvira e il mio capo non si fa vedere da una settimana. Tu? Ah no, niente, anch'io sono stato chiamato. Non so per quale motivo, è la prima volta che vengo chiamato io. Da Selvira sì. È normale che alcuni lettori di rango più alto convochino alcuni votati, appunto, per magari delle questioni da svolgere, di cui discutere. Diciamo che il tuo branca è molto specifica, quindi quando vieni chiamato di solito è perché il tuo aiuto è richiesto, altrimenti difficilmente ti viene chiesto di uscire dalla tana in cui vivi. Il tuo laboratorio si trova nelle profondità della fortezza, nella parte inferiore, diciamo, dove una volta sorgevano i tuoi alloggi, che adesso hai trasformato nel tuo personale laboratorio. E diciamo che sei stato strappato alla tua routine, ancora con le dita che bruciacchiavano da qualche composto acido scompiettante. Quando la porta della sala d'attesa si apre, aprendosi a uno studio. Quella che vedete davanti a voi è una figura della pelle color cremisi, che appunto riconoscete come Selvira. Questa giovane tiefling che appena entra nella stanza vi squadra, sentendo il vostro vociare quasi. Io raccolgo velocemente tutti i miei tarocchi, li infilo nella scarsella e prendo in mano il mio libro. Signora? Ao? Lo guardo. Come ao? Tranquilli, non vi preoccupate. Vedo che mi conoscete già, quindi non c'è bisogno delle presentazioni. Voi conoscete me e io conosco voi. Possiamo passare direttamente al dunque. C'è un motivo se qui voi siete qua. E ve lo andrò a spiegare molto brevemente. Avrei bisogno che faceste un lavoro per me. Voi due? Vi starete chiedendo perché voi due? Beh, diciamo che è molto semplice. Ve lo andrò a spiegare in maniera sintetica. Ci sono state delle stranezze ultimamente qui a Candlekeep. Delle questioni su cui sono stata coinvolta personalmente, diciamo. E su cui ho fatto delle indagini, diciamo. E avrei bisogno del vostro aiuto. Non dovrebbe essere una questione troppo dispendiosa di tempo. E il mio... diciamo che mi preme molto chiuderla più in fretta possibile. Spero che voi non abbiate impegni per la giornata di oggi. Ma nel caso... per lei mi posso liberare, non c'è problema. Esatto. Un attimo. Controllo nella mia agenda. Beh, mi mancherebbero 200 ingredienti da provare ancora. Sto cercando una pozione per far digerire le persone più velocemente. Cerco di dargli un calcetto sugli stinchi, senza farmi vedere. Ma ci sono, detto che non è dispendioso. Mi metterà un po' di freni nella mia tabella di marcia, ma non c'è problema, lo faccio volentieri per lei. Prima lo risolveremo e prima potrete tornare ai vostri compiti, so che siete molto impegnati. Non vi preoccupate. Mi rivolgo a voi perché so che l'aspetto inganna, soprattutto riguardo a Testric. Si fa un po' più seria e si siede al tavolo.
quasi in maniera rilassata. Si è stoppata la musica, non so per quale motivo. Ok. Sostanzialmente, come vi ho detto, questa questione è una questione un po' delicata. Morrigan, ho chiamato te anche per un motivo. C'erano degli individui che stavano svolgendo delle ricerche per me. Due lettori. Il signor Alchrist. Tiro fuori intanto, mentre lei parla, io tiro fuori. Apro il mio libro, il mio grimorio e tiro fuori una penna, una così per scrivere, prendere appunti intanto che lei sta parlando. Allora, sì. Il signor Alchrist e il signor Scrivenbark. Il signor Scrivenbark, tu Morrigan lo conosci abbastanza bene. Mm-hmm. Tu Stricca l'hai visto un paio di volte. È sostanzialmente un collega e amico di Alchrist. Svolge un lavoro molto simile al suo come carica. È il lettore responsabile del reparto di storia e folklore e cultura di tutto il Faerun. Quindi sostanzialmente un po' la controparte fiabesca del lavoro che fa il tuo mentore. E spesso si condividevano il lavoro a vicenda e le ricerche. Svolgevano per me delle ricerche loro. Riguardo un particolare libro che a quanto pare, diciamo, è rimasto seppellito negli vecchi archivi, quelli che un tempo, sì, molto tempo fa, furono bruciati. Questo libro è un libro un po' particolare. Il nome di questo libro è Una profonda e strisciante oscurità. Di questo libro, personalmente, si sa poco, in quanto è rimasto il nome nei registri, ma il contenuto è sconosciuto. Mi scusi, ma si trovava qui a Candlekeep? Esatto. A quanto pare, non tutto qui a Candlekeep è stato catalogato in maniera corretta. Probabilmente c'è stata qualche svista nel tempo, qualche documento si è perso. Sta di fatto che mi sono interessata a questo libro. E ho ingaggiato il signor Alchrist e il signor Scrivenbark per indagare sulla questione. È per questo che probabilmente non l'ha visto negli ultimi giorni. È rimasto nei suoi alloggi a elaborare quello che io avevo lui commissionato. Da un po', purtroppo, sia il signor Scrivenbark che il signor Alchrist non mi fanno avere notizie. E nei loro alloggi non sono presenti. Temo che possa essergli successo qualcosa. Io qui mi allarmo un attimo. Mi allarmo un attimo perché comunque lavoro per e con Alchrist da diverso tempo. E Alchrist è un dragonide dorato. Esatto. Che mi ha sempre infuso saggezza, una sorta di calma, tranquillità. Una di quelle creature che vivono e lavorano a Candlekeep che sanno il fatto loro. Quindi il fatto che sia sparito e il fatto che non si trovi più neanche nei suoi alloggi mi inquieta un po'. Però continuo a prendere appunti su quello che sta dicendo la maga. Esattamente questa è la questione. Voi due siete incaricati di indagare su questa scomparsa e, se vi capita, di cercare di fare luce
su questo libro, su cui loro stavano facendo ricerche. Temo che possa c'entrare qualcosa. Non so se questo libro nasconda qualche oscuro segreto o se qualcuno fosse come loro sulle tracce di questo libro e abbia, diciamo, preso precauzioni in modo che questo libro continuasse a rimanere oscuro. Mi fa molto strano, tuttavia, che appena due individui qui a Candlekeep dopo molto tempo indaghino su un libro sconosciuto spariscano nel nulla, e immagino concordiate con me su questo. Assolutamente. Perciò ho deciso di prendere subito precauzioni. Ho sfruttato il mio ruolo e il mio potere qui a Candlekeep. Ho convocato tutti gli individui che erano venuti a contatto con il signor Scrivenbark e con il signor Alchrist qui a Candlekeep, nella sala delle lucciole. Dovrete recarvi lì e cercare di capire se tra di loro si nasconde qualche malintenzionato, e se con loro portano il libro. Ve l'avevo sentite? Assolutamente sì. Sì. Molto bene. Per quanto mi riguarda, può contare su di me? Sì, sì. Certo. Gli individui dovrebbero essere già quasi tutti arrivati. Recatevi lì. Grazie. E fate luce sulla questione. Io cercherò di agire, ma non voglio espormi troppo. Se prendessi pubbliche decisioni, oltre al fatto che non sono un giudice, potrebbero esserci conseguenze. Porteremo delle prove a nostro vantaggio. Se le troveremo, se le troverete. E a quel punto potremo incastrare gli eventuali colpevoli. Mi raccomando, non abbiamo mai lavorato assieme, ma Alchrist mi ha parlato bene di te, Morrigan. Strick, lo sappiamo che non sei solo un comune farmacista, quindi sotto una maschera di simpatia nascondi di più. La questione è seria. Avete la mia fiducia. Non sprecatela. Sì, signora. Assolutamente. Se avete bisogno di qualcosa, vi passa due fogli di carta. Scrivete un messaggio, io lo leggerò, e tira fuori due fogli di carta dalla sua già manica. Leggerò ciò che voi scriverete. Ok. Grazie, signora. Bene, recatevi subito. Non perdiamo altro tempo. E in bocca al lupo. Grazie. Le faremo sapere quanto prima. Molto bene. Si ritira nuovamente nel suo studio. Mentre voi elaborate la cosa, Sullivan e Ravin, avete da poco varcato le porte di Candlekeep. Siete nella parte esterna ancora. Ogni torre, ogni edificio ha le sue strutture. Ogni biblioteca è situata in una di queste torri. Non appena entrate, vedendo gente nuova, dei ragazzi si fanno spazio per venirvi incontro. Ah, buonasera, buonasera, benvenuti. Avete bisogno di un aiuto? Sto cercando qualcosa di specifico? Il mio nome è Martin, posso darvi una mano? Io sono Sullivan e sì, sto cercando dei libri su come ritrasformare degli animali in persone. Ah,
sì, sicuramente troverai qualcosa nella torre, quella in fondo a sud-est, viene chiamata Torre di Azot. Lì c'è di tutto, secondo me puoi partire da una ricerca generale. La tua è una richiesta molto specifica, chiaramente, però gli incantesimi di trasmutazione, solitamente, sono quelli che fanno al caso tuo. Perché mi hanno spiegato che non è soltanto un semplice incantesimo, che di solito gli incantesimi di trasmutazione dopo un certo tempo finiscono, invece a quanto pare qua c'è stata qualche complicazione, quindi... Però se... Quindi la torre di ha detto a Azut, vabbè, ma Azut. Alla fine è sempre una questione di incantesimi di trasmutazione, non ti preoccupare, secondo me la questione è molto più banale di quello che sembra. Ti sembra un tizio che sta cercando appalesamente di accalappiarsi il tuo favore? Nonostante sappia qualcosa, probabilmente non è così erudito come sembra. Sembra uno degli individui appena arrivati a Candlekeep che vuole farsi strada. E si fa strada anche aiutando gli avventurieri che appunto arrivano nuovi da lì. Tu, Ravin, sei palesemente a coscienza di questa situazione, ti è già stata affibbiata più di una volta. Nel mente che siete... Sì, però lascio fare perché sono da dietro e sorrido un pochino. Esatto. Nel mentre che siete lì, una guardia si avvicina a voi. Scusate, lei è il signor Ravin? Sì, sono proprio io. Ah, molto bene. Una fortuna che lei sia arrivato adesso. Dovrebbe seguirmi, c'è una questione di cui dobbiamo discutere. Potrei sapere il motivo? Sono appena arrivato. Certo, mi segua, glielo spiego nel viaggio. Beh, va bene, mi giro verso Sullivan. Breve ma intenso, ci vediamo. Ah, tu... sei nuovo? Sì, sono entrato tipo 3 minuti fa. Ok, sì, seguimi anche tu. Vieni un secondo. Ti sembra un po' agitata la guardia. Lo percepisci del tono della sua voce. Signor Archibald? Oh, capisco cosa stia succedendo, cioè... Siamo appena arrivati, perché una guardia... Vuole già sapere qualcosa da noi? Non è che gli hanno detto che sono quello che per sbaglio ha incendiato una locanda a Durdan? Non lo so, non penso che le notizie viaggino così velocemente, dipende dalle risorse che hanno questi uomini, però forse quella porta di smeraldo sa più cose di quanto pensassi su di noi. Che diamine, mi sento un Vicino po' violato. Al vostro orecchio si sente una voce abbastanza flebile, però... palesemente appartenente a Ravin. Non vi preoccupate, seguitemi. Qua non sono soliti usare la violenza prima di avere prove. Venite. E uso illusione minore e gli parlo nell'orecchio, ovviamente. Ok. La guardia, che appunto vi scorta, la questione è molto semplice, ci hanno convocato, vi hanno convocato entrambi in realtà, in una sala, in una torre, una delle torri più grandi in realtà, qui a Candlekeep. Probabilmente hanno bisogno di parlare con voi, non mi è stato detto il motivo, mi è stato solo detto di trovarvi e di portarvi il prima possibile. Diciamo che sono stati abbastanza rapidi. Già. Anche se ignoro il motivo. In realtà questo è quanto, purtroppo non so niente neanche io. So solo che a quanto pare lì c'è pure mia figlia. E quindi dovrò capire perché. Non preoccuparti, possente guardia. Facci strada. Illuminaci il cammino. Portaci. Dove dobbiamo andare? Incrocio le braccia e lo fisso. La sala delle lucciole è la nostra destinazione. Bene. Nel frattempo mi intratterrò con una lettura e
Dalla sacca esce fluttuando un libro che si sfoglia davanti ai miei occhi e comincio a leggere mentre cammino. Ovviamente uso mano magica invisibile per fare questa cosa. Quanto una bomba questa cosa. Ti chiedo perdono, giovane elfo. Sei appena arrivato a Candlekeep, non volevo disturbarti dei tuoi studi. Troverò il modo di rimediare se la questione si risolverà in fretta. Ti cercherò io qualcuno che può aiutarti nei tuoi studi. Va bene, basta che non sia niente di grave. Insomma, non capisco cosa stia succedendo. No, se avessi dovuto arrestarvi o qualcosa, non avrei fatto questa procedura. Sarei ok. Venuto con altri colleghi, sono in veste, diciamo, informale. Quando dice questo, Sullivan si rilassa un po' e mentre fanno il tragitto per andare verso la sala delle lucciole, a un certo punto smette di pensare a quello che sta succedendo, inizia a guardarsi attorno perché comunque è la prima volta che è a Candlekeep, quindi esatto. Ammira la fortezza e tutto quanto. Passate per le strade, vedete molta gente all'interno della fortezza, vedete eruditi che sono a un momento, la pioggia si è calmata un pochino, escono dalle torri, dalle case, sulle balconate, gente di ogni tipo, avventurieri, votati, quindi gente che lavora a Candlekeep, dei monaci che appunto si dedicano magari alla meditazione, e variopinta in questo panorama comunque un po' nebbioso di Candlekeep. Le torri si svettano verso l'alto e le strade serpeggiano lungo le mura della fortezza. Ad un certo punto entrate all'interno e il caldo ambiente e l'odore del legno pervadono i vostri sensi. Venite come quasi accolti da un abbraccio all'interno di questa torre. E vi dirigete verso il basso di questa torre. La sala delle lucciole, Strick, Morrigan, Ravin, la conoscete. È una sala piuttosto grande, dove normalmente la usano i viaggiatori o alcuni lettori di basso rango per consultare i libri. Ce ne sono alcuni direttamente nella sala delle lucciole, e altri invece possono essere presi in prestito e poi portati lì per essere consultati, per l'appunto. E non è tra le sale più belle e neanche tra le più gettonate, però ha questa particolarità che l'illuminazione all'interno di questa sala è costituita solo da lanterne illuminate da lucciole, in quanto il gestore della sala è ossessionato dalle lucciole, gli piacciono molto. E quindi decora in questa maniera la sua sala, di cui è guardiano. Detto ciò, Strick e Morrigan, Ravin e Sullivan, vi avviate a gruppi separati verso la sala delle lucciole. I primi ad arrivare sono Ravin e Sullivan. Entrate all'interno della sala. La sala non è ampissima, ve la mostro. All'interno della sala, quando voi entrate, vedete degli individui. Intanto vi faccio vedere la guardia che vi ha condotto qui. Togliamo Silvira per adesso. E vedete altri individui. Uno che avete già incontrato. Una giovane mezzelfa che avrà circa una decina d'anni. E mi manca lei, un'anziana signora, e il più particolare, guardiano della sala delle lucciole, un vecchio
e brontolosissimo Kenku. Bellissimo. Questi sono gli individui che vedete quando voi entrate, seduti in varie posizioni, chi appoggiato a una finestra, chi seduto al tavolo che legge. Eccoci, siamo arrivati. Comunque piacere, il mio nome è Elder. Piacere Elder, io sono Sullivan. No, niente, guardo quegli individui subito istintivamente il mio sguardo si fissa sulla persona più simile a me, quindi la giovane mezzelfa o elfa? Una mezzelfa. Ok. E le faccio tipo ciao con la mano. La ragazzina subito corre dal papà. Papà, papà, sei tornato? Sì, sono tornato. E cerchiamo di riposarci un po' per adesso. La bambina anche ti incrocia uno sguardo. Ciao! Ciao! Il mio nome è Kybri, tu come ti chiami? Sullivan. E questo signore qui non, sembra che faccia paura, ma in realtà non è cattivo per ora, non mi sembra molto cattivo. E indico il tiefling dietro di me. Ok. Io mi abbasso, sempre con il libro che fluttua davanti a me, mi abbasso, il libro mi segue. Tu credi che io non sia cattivo? E quando dico questa cosa, davanti alla mia faccia compare prima un lampo di luce molto violenta e poi tipo delle farfalle cominciano a svolazzare attorno alla bambina. Uso illusione minore. La bambina si spaventa per un attimo e poi tipo rimane stupita dalla cosa. Ah, wow. Piacere. Il mio nome è Ravin. Sì, un po' fai paura. Lo so, ma molte volte no. Solo quando voglia. Bene, perché siamo qui? Mentre dite perché siamo qui, Strick, Morrigan, arrivate davanti alla porta. Vi trovate, aprendola, davanti allo stesso panorama con appunto tutti questi individui all'interno della stanza. Oh. Ma tu fai yao a tutti? Sì, per salutare, sono educato, mamma mia. La guardo, poi guardo gli altri. Odiate i pelati? Non penso di aver capito la domanda. Signor Archibald? Signor Archibald? Mi sembrano tutti fuori di testa. I pelati, quelli senza capelli. Li odiate? Non li sopportate? Ma tu non hai capelli. Odiate i pelati voi, sì o no? No, non credo. Perché no. Perché non lavoro con persone che odiano i pelati. È okay? Un goblin! E ha degli occhiali è bellissimi. Quella bambina parla. Quella bambina parla. Tutti i bambini parlano. Parlano tantissimo. Con le persone non simpatiche. Non sei neanche pelata. No. Torno indietro. Vedi che mi giro e ritorno indietro, inizio a tornare indietro. Per uscire dalla porta? Sì, esatto. Ok. Rick, dove stai andando? Provi ad aprire la porta, immagino, no? Sì. È chiusa. Rick, torna qui! Grazie. Ora ci ammazzano tutti! Abbiamo una missione! Mi avvicino a lui. Abbiamo una missione! Non possiamo deludere la signora Silvira. Dobbiamo fare quello che ci ha detto di fare. Per favore. È vero, ma nessuno ha parlato di bambini. Ho capito, nemmeno a me piacciono i bambini, però non ci sono normalmente i bambini a Candlekeep. Sarà una occasione particolare. Andrà via prima o poi. Master, quanto è grande questa stanza? Allora, è fatta in maniera strana.
come una specie di corridoio iniziale e poi si apre in una sorta di ampia stanza circolare. In cui, ma appunto, noi siamo tutti vicini all'interno? No, alcuni sono disposti appunto intorno a questo tavolo, sono più lontani da voi, altri sono più vicini. Voi siete più vicini all'ingresso, nella parte noi appunto del corridoio. Siamo vicini però. Sì, voi quattro tra di voi siete vicini, ovviamente. Allora io mi metterò dietro voi due, così, a guardarvi. Mentre voi bofonchiate davanti alla porta. Mi piacciono i bambini. Però vorrei avere una famiglia un giorno. È un giorno. Due femminucce o un maschietto. Sì, sì, sì. Una bella elfa matura. Ma è legale? Non lo so. Ma a me piace essere un po' contro le regole. Un po' come fanno i pelati. Va bene. Possiamo andare avanti con la nostra missione prima che mi venga un esaurimento nervoso. Il mio capo è sparito. Non so se ci rendiamo conto. Per favore, Strix. Va bene. Attenta che alla tua età fammela arrabbiarsi. Appunto, non, voglio... non farmi arrabbiare. Non vuoi avermi sulla coscienza, vero? Per favore. Va bene, va bene. Nel mentre che siete in giro, state parlando, sentite una voce echeggiare in tutta la stanza, che è la voce di Silvira. Voi due la riconoscete immediatamente. Buon pomeriggio, avventori di Candlekeep. Mi scuso per le poche e celeri spiegazioni che ho dato, ma sono io che vi ho convocato tutti quanti qui. La questione è da risolvere molto velocemente. Alcuni di voi sono venuti in contatto con due individui che in questo momento a Candlekeep sono dati per smarriti. È compito della vice lettrice Morrigan e del vice lettore Strick fare luce sulla questione. Vi invito a collaborare in modo che sia tutto più veloce. Grazie. E tu non ci aiuterai? Rispetto. Non senti risposta. Usa. Gli devi dare dell'essi. Basta anche del voi. Essi, non ci aiuterai. Così prova. Come ha detto lui. E con illusione minore lo ripeto più forte. Essi, non ci aiuterai. Non senti risposta. Deduci. Io intanto con mano magica. È stato un messaggio preregistrato. Io intanto con mano magica ne faccio comparire una mano. La mia mano dietro l'orecchio di Strick e gli faccio. Gli tiro una schicchera dietro un orecchio fortissima. Aia. Tra l'altro un orecchio grosso così. Esatto, quindi. Si infiamma. Quindi rimbalza. Ok. Mi prendono le piede. Bene. Sembra che non riceveremo risposta. Quindi siete voi due i capi. Ora. Già. Mi giro verso di lui. Già. Piacere, Morrigan. Vice lettrice. Ravin. Vice bibliotecario. Siamo vice entrambi. Sì. Solo che io a Candlekeep. E tu? A Waterdeep. Più importante, più conosciuta, più bella. Ti piacerebbe. Non penso proprio. Comunque, qui siete nostri ospiti e dovrete rispondere alle nostre domande. Beh, oddio. No. Sì. No, noi siamo qui, ospiti, ma non per rispondere alle vostre domande. Diciamo che adesso abbiamo un obiettivo in comune. Ecco. Quindi sarei ben lieto di darti una mano, se me lo chiedi per favore. Un obiettivo comune? Sì. A meno che tu non sia venuto qui di tua spontanea volontà, credo che tu sia stato condotto qui forse da una delle guardie di Candlekeep, quindi... Beh, penso che tu debba darmi una mano volente o nolente. La guardia si fa vicino a te, Morrigan. Sì, li ho condotti io qua. Ma
Credo di essere anch'io tra la lista. E mia figlia pure. Siamo stati entrambi condotti qui. Beh, io qualcuno può spiegarmi. Qualcuno può spiegarmi che cosa sta succedendo? Io non ci ho ancora capito niente. In effetti non so perché tu sia qui. Non è molto proprio un bambino. È un elfo, credo. Sì, dovrebbe, in teoria. Quanto sappiamo, dobbiamo interrogarvi. Dovremmo farvi delle domande, quindi saremmo grati, io e il mio collega Strick, se voi rispondeste a queste domande in modo tale da sveltire la pratica, la procedura, tutto. Così va molto meglio. Sarò ben lieto di farlo. Vedete il Kenku che si avvicina a voi. Vi invito a collaborare gentilmente. E sentite la voce di Silvira ripetuta a pappagallo proprio. Grande Brascock. Ma quindi eri tu? E sorrido. Ti guarda. Comunque appoggia la lanterna con delle lucciole sopra il tavolo. Gazza. È un po' gazza, sì, questo. Comunque sono stato un po' maleducato. Mio papà mi diceva sempre di essere educato con le persone. Quindi mi presenterò anche a voi. Il mio nome è Strick, re dei goblin pelati. Molto piacere. Vado anche da bambino elfo. Piacere non bambino elfo. Puoi chiamarmi Sullivan. Piacere Sullivan. Piacere. Il nome è Strick. Chi sono questi due cosi? Lei è Mrs. Robinson e ti indico il corvo. E lui è il signor Archibald. Piacere. Siete strani voi, sapete? Dito da un goblin è strano, però sì, siete strani più di me. Piacere comunque. A chi stai sentendo? Mi avvicino anch'io a Sullivan. Hai due tizi dietro i maggiordomi. Piacere, il mio nome sarà Archibald. E il corvo invece dice: il mio nome è Miss Robinson. Non capisco neanche io perché siamo qui. Siamo appena arrivati e siamo già stati condotti praticamente in galera o qualcosa del genere. Non ho capito, scusate. Non mi sembra una galera questa, Mrs. Robinson. È solo perché è fatta di libri anziché di barre di ferro. Non vuol dire che non sia una galera. Beh, però i libri sono molto più confortevoli. Nonostante, insomma, se magari il signor Archibald non mi obbliga a leggerli tutti, diciamo che potrebbe non sembrare troppo una prigione. Se invece decide di farmi leggere, potresti approfittarne per leggere qualcosa e farti una cultura su questo posto. In effetti il signor Archibald non ha tutti i torti. Fa bene leggere. Lei ha detto di essere la vice lettrice? Sì, esattamente. E dovremo farvi alcune domande, quindi in effetti non so perché voi siate stati condotti qua, però se questa cosa è accaduta un motivo ci sarà, quindi vediamo di scoprirlo il prima possibile. Hey. Volti nuovi vedo. Si va avanti il tabaxi. Non vi ho mai visto a voi lettori, ma conosco il signor Sullivan e il signorino Sullivan e il signor Ravin. E posso subito dire che siamo tutti e tre arrivati a Candlekeep oggi stesso. Quindi anch'io mi sto chiedendo per quale motivo noi siamo qui oggi. Qui. Perché? Forse voi saprete rispondere a queste domande. Altrimenti potreste gentilmente aprire la porta e lasciarci fare le nostre questioni. Esatto, quindi come vogliamo condurre la cosa? Vogliamo parlare uno a uno oppure vogliamo parlare tutti insieme? Voi siete i capi, voi decidete. Io mi adeguerò. Io cerco di guardare. In questa sala l'ho sempre trovato molto comodo. Cerco di guardare in faccia gli altri che sono stati convocati e cerco di capire
che cosa abbiano tutte queste persone in comune, perché mi sembrano veramente persone di diverso tipo, bambini, persone un po' in là con l'età, una guardia. Cioè, sembra un gruppo completamente a caso. Non riesco a capire che tipo di, non so, filo comune ci possa essere. Un tiro di intuizione. Io nel mentre vado a cercare un rialzo, una seggiola, una sedia, dove potermici mettere in piedi sopra. Trovi anche degli sgabelli. Ok. Prendo. 10. Poggio per terra. Ok. Effettivamente non ti è chiaro che cosa questi individui hanno in comune. A parte che il mio gatto sta dilaniando la porta, ma risolverò tra poco. Quello che è Cthulhu che vuole uscire. Esatto, è Cthulhu che vuole uscire. È vero, no, Cthulhu è il mio gatto, giusto? No, cosa potrebbe esserci in comune? La questione su cui voi state indagando è legata probabilmente a un libro al quale si è interessato tuo maestro, e che quindi potrebbe essere qualcosa legato alla magia, ma qualcosa di magico. La magia è spesso ingannevole. Potrebbe essere che qualcuno di loro nasconda qualcosa, e che quindi tutto possa essere tranne che quello che mostra, e chiunque può esserlo. Vado solo a prendere il mio gatto e torno subito. Beh, cosa preferite fare? Trick, come vuoi procedere? Sedetevi. Io sono la poliziotto cattivo, tu sei quello buono, va bene? Non c'è bisogno di guardia cattiva e guardia buona. Perché? No. Vabbè, se vuoi, proviamo. Bene. Sedetevi tutti, adesso. Già fatto. Sono seduto. Io mi siedo e vedete che i miei vestiti, che fino ad ora erano di un verde brillante, soprattutto appunto la parte alta, diventano azzurrini, e anche i miei capelli biondi iniziano ad andare più sul castano scuro, e è come se avessi cambiato aura. Oh, tu che stai facendo lì? Che tu... io? Sì. Che cosa c'è? Eri di un colore diverso prima. In che senso? Che bello, papà, hai visto? Anche degli animali parlanti. Sì, ho visto, cara. Siediti adesso. Prima eri biondo, ora sei marrone scuro. Marrone. Castano, ecco, non mi veniva in mente il nome. Sì, io non ho i capelli, quindi... Solo che sono un po' teso per tutta questa situazione, e quindi succede così. Ma la non mia... credo che ci sia da preoccuparsi, comunque. No, infatti. Vi faremo solo delle domande che dobbiamo fare di rito, e poi vediamo da farsi. E poi vediamo il da farsi. Dice il Ken. Ma allora fatecele su. Ma c'è l'eco? Psst. Mi ricordo come ti chiami. Morrigan. Vieni un attimo con me. Arrivo. Io e il mio collega ci dobbiamo un attimo consultare, scusate. Scusate. Sono cose importanti. Ci mettiamo in un angolo. Io cosa c'è? Intanto a Sullivan gli faccio: sono un po' indecisi per essere dei capi, che ne dici? Vabbè. Tiro una boccetta al veleno. Testa. Vogliamo andare diretti oppure fare domande un po' più aperte, di confine? Ti direi di cercare di capire intanto se conoscono Alchrist e Scrivenbah. Perché l'amico di Alchrist, il collega che è sparito, oppure lui stava facendo ricerche, te lo sei già dimenticato? Tra l'altro non ve l'ho detto, Alchrist... Scrivenbah è un anziano halfling. Non so se ve l'avevo detto, ma... No? Scrivenbah?
Scrivenbark. Scrivenbark. Quello. Scrive la bark. Ok, ok. Scrivenbark. Quello. Ora, cerchiamo prima di capire se queste persone che sono state convocate li conoscevano. Dopodiché, vediamo cosa rispondono e vediamo sul da farsi. Io comunque avrei anche un'altra idea, però ci dobbiamo liberare di tutta questa gente, quindi dobbiamo poi fare le cose per conto nostro. Ok, ok. Ottimo. Torniamo di là. Sì. Bene. Una decisione. Intanto la signora anziana che stava leggendo fino adesso e non ha proferito parola, chiude il libro. Orsù, sbrighiamo queste faccende. Srik, vuoi introdurre tu il discorso? Certo. Benvenuti a Candlekeep, di cui io sono il capo estremo e più in alto di me non c'è nessuno, quindi portate rispetto. Portate rispetto. Rick? No, sì. Non era proprio così. Vabbè, bisogna creare un attimo di ambience, capito? Cercare di sembrare più forti di quello che si è. Il Kenku grida forte. Il mio nome è Silvira Savikas. Beh, forse non sono proprio quello più in alto. Allora. Ma non è importante quanto in alto sono. Ora. Però il posto. Vi do il benvenuto a Candlekeep. Innanzitutto perché è importante. È un bel posto. Ci si sta bene. Teoria sì. Però adesso siamo qui per un altro motivo. Per caso, è una domanda che faccio a tutti all'unisono universale. Conoscete, o di nome, o magari di vista, magari siete amici, parenti, Alcrist e Scrivenbark? Mai sentiti? Tu Alcrist lo conosci bene. È lui che ti aveva accolto la prima volta a Candlekeep, ed è lui che era il tuo referente qui. Beh, tolgo le mani addirittura dalla testa. Questo Scrivenbark, hai detto? Mai sentito. Mentre Alcrist mi è molto familiare. Apro il mio grimorio e comincio a prendere appunti. Abbiamo bisogno di procedere in ordine, quindi vorrei chiedere a tutti voi che siete stati qua convocati il vostro nome, da dove arrivate e se conoscete o avete conosciuto o Alcrist o Scrivenbark. Quindi in questo modo potremo procedere e capire perché siete qua. Allora, comincio io, così sarò breve. Scrivenbark, come ho detto, non l'ho mai sentito. Alcrist? Sì. La prima volta che sono venuto qui, ormai mesi e mesi fa, mi accolse lui. Era il mio referente. E, beh, speravo di trovarlo anche questa volta. Mi avrebbe reso le cose molto più semplici, ma se è scomparso... Oh, che noia. Che barba. Va bene. Tutto qui. Nient'altro. Era molto simpatico. E come vi siete conosciuti? La prima volta che sono venuto qui. Era il mio referente. Me l'aveva consigliato, o meglio, me l'aveva indicato il mio... bibliotecario. Si vede che l'aveva incontrato quando era lui a venire fin qui, poi adesso è troppo vecchio e non può più farlo. E dopo quella volta non ci siamo più visti, lui sta qui dentro, io sto là fuori, via. Vengo da Waterdeep, penso di averlo già detto, e il mio nome è Rabin, molto piacere, di nuovo. Metto Rabin. Ottimo. Signorino Elfo? Io sono Sullivan Lyle Varys Liadon VI. Vengo dalla corte dell'estate nel Feywild. Riverò Sully. Corte dell'estate. Ci sono stato una volta. È bello, ci sono stato. Ah, davvero? Sì.
È la prima volta che sento qualcuno di queste parti che dice che conosce la corte dell'estate. Uh-huh. Infatti, effettivamente è un posto difficile da raggiungere. Sì, sì, questo è vero. Sì, sì, ma si sta bene. Ah, sì, lei è stato a casa nostra? Sì, caratteristico. Ah, quali luoghi ha visitato? Sono io che devo porre le domande qui, quindi rispondo. Ah, sì, sì, giusto, no, ha ragione, prego. Grazie, Streak. Master, io conosco queste persone. Allora, Alcrist non l'hai mai sentito. Feminor Scrivenbark, sì, è un halfling che hai incontrato nei tuoi viaggi. Era un signore anziano, molto pacato, simpatico e colto. Ha raccontato a te qualche storia e voi tre lo conoscete effettivamente. L'avete incontrato qualche mese fa. Lui era in giro per delle ricerche. In che zona? Nella Costa della Spada? Sì, 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 sempre qua, nei pressi comunque della Costa della Spada. Ok. Dunque, Alcrist non l'ho sentito in realtà, ma Scrivenbark, quella cosa lì, cioè lui mi ricorda il nome che aveva un vecchio Halfling che ho incontrato qualche tempo fa in giro per la Costa della Spada. Non mi ricordo molto bene la geografia di questo posto, eravamo in giro, forse loro non erano ancora conciati così, quindi forse è un bel po' di tempo fa. E Beh sì, mi ha raccontato delle storie. Signorino, non volevo interromperla. È vero, ha ragione, non eravamo ancora trasformati in animali. È stato lui che la prima volta ci ha parlato di questo posto dove lavorava. La prima volta che abbiamo sentito parlare di Kendrick. È stato grazie al signor Scrivenbark che abbiamo incontrato nei pressi di Baldur's Gate, poco più a nord. Ecco, Baldur's Gate. Bella quella città, molto carina, caratteristica. Ci sono un sacco di zoticoni. Perfetto, zoticoni a parte. Sapete per caso per quali ricerche fosse in giro, fosse in quella zona, visto che avete detto che era in giro per fare ricerche? Io sinceramente non me lo ricordo. Ero più interessato alle storie che raccontava che ai suoi affari. Signor Archibald? Il corvo... Miss Robinson risponde: no, non ci ha detto per cosa era in giro, ci ha semplicemente detto che stava raccogliendo delle storie che avrebbe presto pubblicato in qualche suo volume, qualche grande libro di storie, insomma qualcosa del genere. Non ci ha fornito altre spiegazioni, però era un tipo... Sembrava affidabile, simpatico, mi dispiace che sia... Sì, era molto buono quel signore, mi ricordo. Poi anche quando fumava la pipa vicino al camino, ci raccontava le storie, era molto simpatico. Perfetto, direi. Voi altri invece? E mi rivolgo a tutti gli altri. Si fa avanti per primo il Kenku. Oh, piacere, Kribol. Il mio nome è Feminor Scrivenbark. Oh, caro mio amico, ti racconterò una bella storia questa sera. Sai, io e il mio amico Alcrist inizia a raccontare con la voce di Feminor una frase, una piccola aneddoto con la propria voce. Qualcosa che mi possa rimanere magari impresso di quello che dice? Descrive nel dettaglio... Cioè, sembra che l'abbia sentito parlare molto a lungo. A quanto pare Feminor era un abituale frequentatore, forse, di questa sala. Era un amante delle cose umili, quindi forse questo luogo faceva per lui. Sembra che il Kenku riesca a imitare piuttosto bene la voce di Feminor. Ha un repertorio notevole anche di sue frasi e citazioni. Quindi sembra che fossero close friends o comunque amici o qualcosa del genere. Ok. Su Alcrist solo sentito dire. Io, Ebder Smolston, sono guardia di questa città. Ne ho sentito parlare di loro due, ma non ho mai approfondito. Le ambizioni di diventare
più che un semplice guardia votata, sono andate via tempo fa quando ho avuto la mia Kaibli. I bambini sono sempre un problema. Perfetto, quindi ha sempre sentito parlare di Alcrist e di Scrivenbark, ma non le ha mai conosciute di persona, giusto? No. Oh, va bene. E perché anche sua figlia è stata convocata qui? Sinceramente non lo so. E tutto questo mi sembra piuttosto assurdo. Io mi dedico tutto il giorno alla difesa di questa città. Vengo a casa. Sa, mia moglie non c'è. E mi dedico a mia figlia. Spesso... Dove è andata a finire sua moglie? Dove è andata? Purtroppo... Non si fanno queste domande? È mancata. Ecco, appunto. In che senso è mancata? Andata in un'altra città? Si è trovato un altro? No, è morta. Mamma è morta. Io non l'ho mai conosciuta. Ah, mamma è morta. Di nuovo un'altra mano magica, un'altra schicker dietro l'orecchio. Basta, bisogna conoscere il passato dei nostri interrogati. Ho capito perché è cresciuta così la bambina, non ha avuto una madre, una figura materna. Ho capito, ma perché fare queste domande imbarazzanti in questo momento? Ma sono importanti. No, vabbè, questo. Non faccio più domande, se vuoi essere tu la capa, dimmelo. Volevi fare domande, le sto facendo solo io. Le faccio le domande, l'ho chiesto dove... la mamma dov'è? Ah beh, la prima domanda, facciamo una domanda imbarazzante alla bambina, a cui è morta la madre. Ma fosse morta. Tranquilli, tranquilli, okay? Ci sono abituata, non litigate per piacere. Condoglianze. Anche perché lo state facendo davanti alla bambina. E vedete che sto per ridere fortissimo, ma proprio di un forte che non la esiste. La bambina si avvicina un po' a te, Sullivan, si mette... Immagino che tu sia su una sorta di poltrona, si siede di fianco a te, ci state entrambi sopra. Ma quanto sono strani questi adulti, io non li capisco. Sembra fucsia. Sì, non mi sembrano tanto normali da queste parti. Tu da dove vieni? Beh, ho sempre vissuto qua. Sempre qui, eh? Non sei mai uscita fuori? No, noi abbiamo la casa lungo il muro vicino alla costa. Sai, da lì c'è un pozzo panoramico bellissimo. Ho trovato un punto dove... che mi ha fatto vedere papà, dove si può salire oltre le mura e vedere il mare. Oh, bello, bello il mare. Appena usciamo da qui ti ci porto. Sì? Sullivan, non gli fare domande sulla mamma che è morta. Ho sentito tutta la conversazione di prima, Trick. No. Ok. Il tabaxi. Francamente, farmi fare domande a individui simili mi sembra veramente inopportuno. Vorrei chiudere la questione più in fretta possibile, sperando che voi riusciate a concludere qualcosa. Anche se ne ho... poche speranze. Forse se ci mettessimo io e Ravin a indagare sulla questione la risolveremo prima, ma... faccio quello che devo fare. E il mio nome è Ectula. E, è da un po' che... non vengo a Candlekeep. Ci sono tornato di recente, cioè oggi. Di solito viaggio, commercio e scrivo poesie. Sono venuto qui appunto per attingere a questo tipo di conoscenza e ho incontrato il signor Ravin lungo il viaggio. Non vengo spesso a Candlekeep, però ecco. Questo è quanto. Non conosco nessuno dei due. Perfetto. Effettivamente, tu Ravin l'hai incontrato, Ctula, per quello che sai, meno di un giorno di viaggio da Candlekeep, a piedi, come sei arrivato tu. E non era troppo lontano da qui. Prima non sai da dove venisse. Per quanto comunque per lei siamo degli individui forse buffi e strani, cerco di ridarmi un tono, siamo anche coloro che sono stati incaricati di risolvere questo caso, quindi volente o nolente lei dovrà rimanere qui finché lo diremo noi. Ha ragione, perciò collaborerò, non si preoccupi. Miau.
Possiamo per favore fare gli adulti? Grazie. Signora Varnir? Ah, oh, sì. Sì, è il mio turno. La più anziana al fondo. Io... Beh... Sono... Come si dice? Com'è che li chiamano adesso? Ah, sì. Una scrittrice. Prendo... Scusate, non è scherzo, le sei. Io pensavo che lui dicesse, com'è che li chiama adesso? Boomer! Non l'aspettavo. Vabbè. Io... Federico sta male. Copio i testi di color... Beh, dei libri che la gente vuole... O estratti di libri che la gente vuole portarsi a casa. Al giusto prezzo. Conosco il signor Scrivenbark. Siamo entrambi vetusti e lavoriamo qui da molto più tempo, benché lui abbia avuto molto più successo di me. Ho incontrato il signor Alclist un paio di volte, ma dubito che lui si ricordi di me. E parlando con il signor Scrivenbark, avete mai parlato di ricerche che stava conducendo o di libri? In realtà l'ho incontrato una decina di giorni fa, l'ultima volta. Diciamo che mi ha detto che stava nuovamente intraprendendo una ricerca col suo amico Alcrist, che ne era molto felice, e che avrebbe potuto dare una svolta a una branca importante di Candlekeep. O comunque avrebbe, beh, come piaceva dire a lui, riportato alla luce una storia perduta, forse. Quindi l'ultima volta che l'ha visto è stato circa una decina di giorni fa? Nessuno di voi, intanto mi rivolgo a tutti gli altri, ha visto Scrivenbark o Alcrist meno di questo lasso di tempo? Quindi la persona che l'ha visto più di recente è stata la signora Varnir 10 giorni fa con il signor Scrivenbark, giusto? Che io mi ricordi è stato mesi fa l'ultima volta. E non avete più avuto contatti, lettere, missive, nulla? Aspetta, Master, me l'ha mandato una lettera per farmi venire qui lui, oppure l'abbiamo deciso semplicemente? E il tuo maestro aveva inviato una lettera che e lui aveva risposto. Ah, lui aveva. Quando risposto. Tu avevi ricevuto risposta, sei venuto, sei partito per Candlekeep. Da Waterdeep ci vanno 3 settimane più o meno. Ok. Beh, l'ultima volta è stato con la lettera per invitarmi qui, ma ormai 3 settimane fa. Sì, la signora Varnir ha visto evidentemente uno dei due poco tempo fa rispetto a tutti gli altri. Scusate se mi intrometto, dice la guardia Ebder. Io non voglio fare l'accusatore, però il mio ruolo è fare la guardia. Tu, e punta il dito contro il tabaxi. Hai detto che non venivi a Candlekeep da un po', ma a me sembrava di averti visto una settimana fa. Come potresti essere uscito se sei qua oggi? No. Beh, devi esserti sbagliato. Ok, che io sono un tipo che si incontra 2 volte, però forse eri impegnato a pensare a tua figlia quando eri di guardia. Non credo che tu sia perfettamente lucido in questo momento. Io sono arrivato qui oggi insieme al signor Ravin e lui lo può testimoniare. Come avrei fatto a tornare qui se fossi uscito da Candlekeep meno di un mese fa? Non si può tornare.
Io faccio una cosa. Sì. Voglio avvicinarmi a Ctula e toccare leggermente la spalla e dire: ma probabilmente mi scusi, lo scusi. Scusi il signor Ebder, magari si sarà sbagliato. E lanciare identificare di primo livello. Identificare però a un minuto di lancio. Quindi ci vorrebbe un po'. Potrebbe essere... esatto, puoi fare il fuso. Vuoi farlo lo stesso? Ci vuoi provare lo stesso? Oppure... sì, ci voglio provare. Ok. Nel mentre mi rivolgo a... aspetta che mi ricordo il nome. Aspetta che mi ricordo il nome. Quello di Fede. Quello di Fede. Mi sovviene il nome. Ravin. Ah, Ravin. Non l'abbiamo detto. Ravin. Ravin. Giusto? Sì. Dove hai incontrato questo gatto tu, venendo qui? Quanto tempo fa hai detto che l'ho incontrato? Cioè, a quanta distanza? In giornata. Ok. Quindi qualche ora al massimo. Sì. Beh, io l'ho incontrato in giornata, qualche ora fa. Al massimo, però dice il vero, lui dove è venuto in dove si trovava quando l'hai incontrato? In una strada qualunque, punto qualunque di una strada. Vado verso... nel mentre che sparlate Morrigan, sì. Mentre Morrigan sta appunto urlando il gatto, esatto, e Ctula si... Non si discosta da questa cosa, anzi è contento del fatto che tu sembri a scagionarlo e cerca di giustificarsi. Caibli parla con te, Sullivan, ti parla un po' della vita di Candlekeep, di quello che è lì, che fa, i giochi, magari state pure giocando qualcosa. Io uso le illusioni minori per farla giocare, ad esempio faccio apparire, come aveva fatto prima Ravin, delle farfalle azzurre e le faccio danzare attorno a lei, oppure creo tipo rose senza spine e gliele mostro e le trasformo in altre cose, okay. Così via. Nel mentre che tutto questo succede, Sullivan, senti uno sfrigolio che parte dalle dita e va fino alla testa. Ti chiedo di lanciarmi un D100. Ok. Uno in Ctula, che te lo metti in... no. Ma Srix, ma linguaggio. Fai il bravo gnomo. Oddio, perché non lo trovo qua il D100? Allora, per farlo, siccome non c'è il dado, ho cercato il modo, bisogna fare slash roll D100. Ok. Cosa è successo? Tutto tranne che... aspetta che provo anch'io così. Oddio! No, ok, e slash roll staccato di 100. Ah, ok. Slash roll. Quanta roba è uscita? 100. Yeah. 48. Molto bene. Questo effetto di magia selvaggia, vedremo la prossima sessione cosa succederà. Il 48 è uscito. Voi vedete tutti quanti per un attimo distratti Morrigan dal turlupinare, diciamo, Ctula, identificare. Esatto. Ravin che discute con Strick sull'innocenza del suo compagno di viaggio. E Salim, anche mentre giochi con Caibli, senti questa vibrazione che quasi mai è successo. Effettivamente c'è una vibrazione nell'aria. Mio fratello. Interessante. Senti, okay, questa vibrazione. Hai lanciato un semplice trucchetto, non era mai successo prima. Qualcosa ha innescato quella strana forza incontrollabile. Vi voltate, sentite tutti questo strano vento scaturire da Sullivan. Cosa succederà effettivamente
lo scopriremo nella prossima sessione di... Pure con i trucchetti. È la fine. Olè. Ok. Benissimo. Bueno. Impressioni, ragazzi. A caldo. Rick è matto scocciato. Mi piace. Mi piace. È sbroccatissimo. Come sempre vedete, io mi complico la vita mettendo sempre più NPC da gestire. A caso. Bastava esatto. Due, ne avessi 40. Ma che indagine era con due NPC? Ma scusami. Ci va no, è giusto, devi fare tipo Cluedo. Esatto. Cluedo è così. Pian piano elimini. Allora, esatto, è stato Ebder con Lascia nelle cucine. Esatto. No, è fico, almeno possiamo indagare, possiamo anche cercare cose nel castello, nella biblioteca fortezza. Insomma, se possiamo andare in giro, bello. Io adoro Cthulhu. Sì, Cthulhu, ciao. Anche, noi lo sappiamo. E quello lo sapete, ho sbagliato campagna. Cluedo. Cthulhu. Lo sai. Che belli questi lapsus di formazione professionale. E mamma un attimo. No, no, molto carino, molto carino. Bisogna capire come si evolverà il tutto. Anche perché esatto, sono curiosa. Sono curiosa di capire che diavolo di fine hanno fatto e in che modo possiamo aiutare noi in tutto ciò, a parte appunto aver detto li abbiamo visti l'ultima volta lì. Vediamo che succede adesso. Salta fuori che si stanno facendo i cazzi loro in giro. Esatto. Sono rimasti chiusi in bagno. Esatto. Senza poter mandare il messaggio perché ci sono più di tot esatto. Centimetri di pietra. Le pareti sono troppo spesse, niente trucchetti okay. Dentro. E hanno finito gli esatto. Slot. Esattamente. Comunque sarà un party molto molto caotico. Cioè, sì, esatto. E in realtà è bello così. Strick e Sullivan mi spaccheranno tutto, lo so già. Letteralmente Sullivan, Strick se lo fai esplodere, però Sullivan non lo fa apposta, invece Strick lo fa apposta, è quello il punto. Yeah. Io mi immagino a un certo punto Sullivan che sta per stenutire. E tutti a tenergli la faccia, il naso. Esatto. Sono parte la fiamma. Okay. Mi hai fatto morire prima. O esplode qualcosa. Quando c'era la tizia lì, l'anziana che fa... Io sono... Oggi voi mi conoscete... Vecchia. L'ho scoppiato, non me l'aspettavo assolutamente. Ho sempre meno resistenza alle battute di lui, no, questa cosa mi preoccupa molto. E la campagna è appena iniziata, Giada. Io stavo cercando di roleplayare seriamente, ma... È solo ma mi ha già dato della vecchia, ma... Capita, mamma mia. È un impunito. Capita. Senza vergogna, sei un goblin, in effetti, ci sta. Che ti devo esatto, dire? Esatto. Vergogna. Come sempre, ho preso l'idea da un'avventura del modulo, poi ho dovuto un po' modificarla perché non mi soddisfava appieno. E secondo me, per essere giocata al meglio, o meglio come volevo giocarla io, ho dovuto fare un po' di modifiche. In realtà ho tipo fuso due avventure e vediamo cosa ne viene fuori. Ho usato l'incipit di una e il resto dell'altra e poi ci ho messo delle robe mie. Quindi vedremo. Bene. Ci sta. E poi voglio vedere come viene fuori questa cosa. Sinceramente io non l'ho mai giocata, quindi voglio provare a vedere il party che però comunque non si conosce ed può essere diviso nelle scelte. Poi magari piano piano gli obiettivi vengono in comune. Però è bello il fatto che siano anche accusati loro di qualcosa e voi dobbiate o scagionarli o incolparli, perché vedremo. Infatti quella cosa lì è quella che mi stuzzica di più, del fatto che effettivamente, cioè, per me tutti loro potrebbero essere colpevoli, a parte forse Sullivan, perché
poverino, piccolino. E per loro è la stessa cosa, capito? Certo. Absolutely, absolutely. No, è fico e mi immagino tipo una scena alla Cluedo, tipo, sapete, un po' alla... Ecco, in versione Scooby-Doo. Quindi tipo tutti così con le torce, però invece di avere le torce e di avere pose plastiche, abbiamo tutti magari luci danzanti, oppure una torcia in mano, ma una torcia legno e fuoco, non una torcia moderna. E dietro Candle Keep. La notte al museo. Più o meno, però diventa più tipo... È vero, sì, un po' più Hogwarts vibe, esatto. È vero. Tra l'altro, Alberto, a un certo punto, quando hai detto c'è un libro misterioso che si chiama... Io lì ho pensato che tu dicessi Horcrux, qualcosa del genere, modellando la voce. Ok, quindi è un titolo proibito. Si chiamava Horcrux. Esatto, un'antica magia. Proibito. Non sono così... studiato, diciamo, non mi sarebbe neanche venuto in mente, per essere sincero. No, però ci stava, era molto figa come cosa. Benissimo, ragazzi. Non vedo già l'ora di continuare, Uffi. Sì, più che altro capire che cazzo sta succedendo. Siamo solo all'inizio, insomma. Dico anche proprio... Io penso che me lo andrò a spoilerare in questo preciso istante. Io l'ho spoilerato, no! Ma non spoileriamolo alla chat. Non spoileriamolo alla chat. Ma no, io non me lo voglio spoilerare. Io l'ho appena fatto. No. Oddio, ma così... che bomba. Ecco, quella che tira Sullivan. Arriva la bomba. È incredibile. Paura. No, è bello, vabbè. È bello. Ok. Mi piace. Magari non sto usando quella tabella, eh. No, la sta usando. Vero che la stai usando? Chi lo sa? La sta usando. Ma non usi quella normale del manuale base? Sorpresa. Quella la conoscono tutti. No, ho capito. Who knows? Vabbè, prossima volta lo scopriremo. Ok. Signori. Vabbè. È stato molto bello giocare con voi. E grazie ancora ai ragazzi che ci hanno seguito per questa diretta di questa sera. Noi siamo in chiusura. Vi ringraziamo ancora nuovamente per il supporto e per tutto quanto. Vi auguriamo una buona notte e lascio la parola ai miei colleghi per salutarvi. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Ci vediamo giovedì prossimo, signori miei. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Amanti dei pelati, buonanotte. Madonna, ecco. Mia, Strick, non ce la posso fare. Non ce la potremo fare. No. Andrò a dormire con gli incubi. Dei pelati. Ciao ragazzi, sì. Alla prossima.